አይ ጥሩ ነው እንጂ አይ ጥሩ ነው የሚሆነው የሚሆነው ነው ያልኩህ ልና ትናገር ያልኩህ Buon pomeriggio a tutti e bentrovati sulle frequenze radio e video di RBA. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto alla puntata numero 20, la penultima della prima stagione di almeno due pagine al giorno. Del sabato, il nostro appuntamento settimanale con i libri e le storie. Per perdersi e eh, ritrovarsi. Ringrazio anche questa settimana Mattia Stesano che cura la parte tecnica e eh, Alessio Lerda per la ricerca dei brani musicali. San, la sigla di almeno due pagine al giorno, è stata realizzata per noi da Adriano Viterbini. Queste sono le coordinate per ascoltare RBE, per ascoltare e per vedere RBE. In streaming sempre sul sito su rbe.it, in radio FM 8780 Provincia di Torino, 8760 Val Germanasca, 88 Valchisone, 96 60 in provincia di Cuneo, 91 50 in provincia di Imperia, 101 10 in Val Bormida, in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti e nel formato digitale DAB+, in Piemonte, nelle province di Torino e Cuneo e in Liguria nelle province di Savona e Genova. E io sono veramente molto contento in questa penultima puntata di almeno due pagine al giorno, di dare il benvenuto e il buon pomeriggio a Sasha Naspini in collegamento con noi. Ciao, Sasha! Ciao Francesco, ciao a tutti. Ciao Sascia, intanto eh, grazie per aver accettato il nostro invito. Quello di questo pomeriggio è un viaggio eh, bellissimo, struggente, doloroso all'interno di una pagina di storia eh, del nostro paese che, insomma, si è tentato di rimuovere il più possibile. Oggi pomeriggio parleremo di un libro altrettanto eh, intenso, bello, forte, radicale che è in corsa anche al premio Strega. E ci teniamo, innanzitutto, anche a dire questo. Eh, voglio però prima di cominciare ad entrare dentro le vene del, del romanzo di questo pomeriggio inquadrare ai nostri telespettatori e ai nostri ascoltatori Sascia Spini che è nato a Grosseto nel 1976 e autore di numerosi racconti e romanzi tra i quali ricordiamo L'ingrato, I sassi, 100%, Il grand diavolo per le edizioni EO, Le case del malcontento uscito nel 2018 e che ha vinto il premio Città di Lugano, di Lugnano, premio Città eh, di Cave, finalista al premio Città di Rieti e poi da questo romanzo è in fase di sviluppo anche una serie tv. Ha pubblicato anche Ossigeno, uscito nel 2019, che ha vinto il premio Pinocchio Sherlock Città di Collodi. Cariolanti. Nel 2020 Nives, sempre nel 2020, La voce di Robert Wright nel 2021, Le nostre assenze nel 2022 e Villa del Seminario nel 2023, uscito il 25 gennaio del 2023, a due giorni dalla giornata um, della, della memoria. Ricordo ancora che Sascha Naspini è tradotto. In corso di traduzione in una serie di paesi molto molto lunga, Inghilterra, Canada, Stati Uniti, Francia, Grecia, Corea del Sud, Cina, Croazia, Russia, Spagna, Germania e Egitto. È giusto anche farci questo giro del mondo. Perché Sasha Naspini scrive anche per il cinema. Intanto, Sasha, allora eh, voglio partire, eh, voglio andare subito al dunque perché Villa del Seminario, come dicevo poco fa, che è stato presentato. Al, al, al premio Strega, ehm, poi diremo anche da chi, Dal, dallo scrittore Paolo Petroni, correggimi se sbaglio, Sasha, ehm, eh, Come dire, questo libro è una storia, eh, arriva con tutta la sua potenza dentro questo premio, e secondo me già, in, già adesso, come dire, scompagina un po' le carte, perché questo è un, è un romanzo che fa i conti con un pezzo di storia, come dicevamo poco fa, eh, un pezzo di storia che si è voluto rimuovere in qualche modo, almeno fino a qualche anno fa, almeno fino a una, una decina d'anni fa, ehm, insomma, si è tentato in quel luogo di non ricordare quantomeno eh, esercitando il gioco della dimenticanza, diciamo la malattia della dimenticanza, come tu scrivi nel tuo romanzo. Ma intanto ehm, partiamo da qui, Sasha. Innanzitutto come ti senti, diciamo, um, um, nel, nel, negli abiti di, di colui che ha scritto una storia potente che finisce probabilmente, diciamo, uh, a combattere diciamo, anche con altre storie nel premio Strega e perché decidi di, di, di far emergere questa storia molto dolorosa del nostro paese e anche della zona da cui arrivi? Adesso mi taccio perché ho parlato fin troppo, Sasha. <ride> No, no, eh, come dicevi, eh, io sono nato a Grosseto nel 76 e i primi 5-6 anni della mia vita eh, li ho vissuti proprio lì, no? a Rocca Tederighi, che io faccio tornare di tanto in tanto in alcuni romanzi con il nome Le Case, citavi prima Le Case del Malcontento. Eccolo no? qui. Esattamente quello. Eh, L'Ingrato, il primissimo romanzo, è già ambientato là, quindi io non ho un personaggio seriale, ho forse un eh, luogo seriale che di tanto in tanto mi chiama di nuovo no? a raccontare storie vicende perché poi è un'occasione per provare a raccontare il grande visto dal piccolo, un'occasione per entrare in un certo giro dei pensieri, in una certa vocalità no? e, e fin da ragazzino io mi ricordo che quando si parlava di questo luogo di Villa del Seminario eh, insomma se ne parlava in casa un po' a fil di labbra no? là sono successe cose insomma questo... Nel, nel frattempo passano gli anni, c'è l'avvento di internet, viene fuori meglio la questione, chiaramente quando viene istituito il giorno della memoria, nel 2005, se non mi sbaglio. E lì, ecco, qualche articolo in più, qualche aspetto in più, anche perché dal punto di vista degli archivi c'è pochissimo, eh, viene fuori. Ovvero, e eh, è da quel momento che poi ha cominciato a girarmi in testa l'idea, l'ipotesi di scrivere una storia su questa vicenda. Eh, praticamente, Grosseto ha un primato, come ho detto spesso in altre interviste, e eh, come ha scritto anche in quarta di copertina, se non mi ricordo male, eh, ha un primato di cui avrebbe sicuramente fatto a meno. Cioè, nel 1943, l'allora eh, gerarca fascista Cercolani stipulò un regolare contratto d'affitto con l'esponente della diocesi di Grosseto, per nella figura del signor vescovo Paolo, Galea, Paolo Galeazzi per l'affitto esattamente per, del, di villa, della villa del seminario, della residenza estiva del vescovo. L'obiettivo di questo affitto era trasformare questo stabile, questo grosso edificio, in un campo di internamento per gli ebrei della Maremma, in attesa di essere poi trasferiti a Fossoli e quindi alla sterminio. Ecco, già questo fatto, no? Voglio dire... Eh, Pone è tutta già una sconvolgente di... il fatto che si dire, che ci sia la proposta di un contratto d'affitto che la Chiesa accetta, diciamo, anche di buon grado. Diciamo, e Questo già questo dovrebbe scandalizzare anche i Sassi, se vogliamo, no? Esatto, già questo no? È un tasto scomodissimo che, esatto. che poi pone tutta una serie di interrogativi. Ci sono varie versioni, no? Il vescovo è stato costretto a firmare questo, questo contratto, eh, però, insomma, fondamentalmente. Mm -hmm. ehm, L'interrogativo, l'ambiguità di questo vescovo di cui si hanno testimonianze anche per quanto riguarda le omelie di caratura eh, di propaganda, insomma, fascista, sono famose le sue eh, camminate al braccetto con Mussolini al tempo della bonifica, insomma, fanno pensare a una certa direzione. Io poi mi sono, e eh, magari questo aspetto lo approfondiamo più, più avanti, però eh, quello che, che mi ha portato alla fine a, a scrivere questo romanzo provare a scrivere, a dare un nome a questo momento della storia, era proprio la fotografia storica per l'appunto, nel senso eh, siamo nel, dopo l'8 settembre del 43, siamo eh, nel momento in cui gli alleati sono in risalita le bande partigiane si stanno organizzando alle spalle del seminario siamo in questo piccolo borgo, una piccola comunità dell'entroterra mare in mano, e mano e, e con questo schiacciamento, privazioni penso al razionamento, penso anche al fatto di, di, di carattere privato, familiare del mio bisnonno, no? che proprio nel dicembre del 43 morì di deperimento organico, cioè di fame. Quindi voglio dire, l'atmosfera la, la, era proprio quella là. Eh, cosa succede se in questa fotografia, di punto in bianco, come dico anche alla fine del romanzo, insomma, ti piazzano accanto a casa tua un campo di concentramento che. Eh, agli occhi dei, degli abitanti del paese, probabilmente cioè non, loro sicuramente non avevano idea di cosa stesse succedendo al nord, no? nei laghi di sterminio, però vedevano famiglie prese, denudate di tutto, private di tutto, rinchiuse, che poi sparivano per non tornare più. Insomma. E, e quindi questa è stata la mossa sia di rabbia no? e anche un po' di, di con, con questo interrogativo, provare a nominare questa, questo triplice scacco che ha ricevuto le case ovvero Roccate dei Righi in quel momento, in quel frammento. Gente storico, ecco, eh, mh, quel, quelle case, insomma, Rocca Derighi, ribadisco eh, di quel strepitoso romanzo Le case del malcontento. Eccolo, qui faccio rivedere ancora la copertina. Delle case del malcontento, un romanzo diciamo corale, eh, dove insomma succede di tutto all'interno diciamo di queste eh, famiglie, di questi diciamo di questi soggetti no, che guardano dal buco della serratura. Insomma, c'è una guerra lì, se vogliamo, molto eh, chiusa. Dentro le case qui invece uh, um, decidi che come dire, la, le storie minime devono entrare, uh, devono tornare nuovamente dentro uh, le case, per, però all'interno della storia con la S maiuscola, uh, in un tempo, uh, come dicevi tu, anche di, di stenti all'interno di un inverno che è molto feroce, che si accenna, si, 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 um, si anticipa come, come un inverno molto feroce dove si muove dove si muore di stenti e dove eh, in realtà il regime fa, fa quello che, che, che gli pare piace, nel senso che eh, l'atteggiamento dei cittadini degli abitanti delle case è un atteggiamento di grande ripiegamento, se vogliamo no? ognuno si fa gli affari suoi dentro questo, questo romanzo, perché è meglio non pestare i piedi a nessuno e dico i piedi volutamente perché come dire, uno dei centri di, questa, di, 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 questo, di questo romanzo di Villa del Seminario sono proprio le scarpe, no? e e il centro focale, se vogliamo, è proprio Renato Cappelli, René, che è un ciabattino, che fino a un certo punto si fa gli affari suoi. No? Le intimità di questi soggetti, che, e di alcuni soggetti di questa storia, che a un certo punto però decidono di venire fuori perché non è più tempo di stare chiusi in casa, nonostante il freddo e gli stenti, No, Sasha? Sì, sì, io il guarda faccio anche un passo indietro. Cioè. Prima di cominciare a scrivere questo romanzo, sono stato tentato no, di provare a seguire le vicende proprio reali, effettive, di tante famiglie, grazie a un volume che fu pubblicato nel 2018, per l'appunto, da Ariel Pagi, che lo cito più che volentieri: si chiama Il Muro degli Ebrei. Eh, Ariel Pagi fa un lavoro enorme, probabilmente durato tutta la vita, ricostruisce le storie di 174 ebrei di Maremma, molti dei quali poi sono transitati purtroppo all'interno della villa del seminario e quindi spediti poi a Auschwitz. Eh, la tentazione ecco, di entrare nelle maglie di queste vicende c'è stata, poi mi sono reso conto subito no, di, che sarebbe stato un lavoro enorme, eh, probabilmente avrei perso di vista il gesto che cercavo no, di questo, su questo romanzo e alla fine ho deciso di raccontare la mia storia all'interno di questo palcoscenico all'interno di questa cornice. Eh, il punto di vista del romanzo, il protagonista, come accennavi te, è proprio René, Renato Cappelli, eh, il cebattino del paese. Eh, Renato è, è un, ha 50 anni e ha una deformazione, non è una deformazione, ha, una, ha avuto un incidente da ragazzino a 12 anni sul, tor sul tornio e eh, gli mancano tre dita dalla mano destra. Eh, questo gli ha, gli ha mh, gli ha impedito in qualche modo di vivere tante cose, non ha una famiglia eh, ha sempre vissuto trattenuto tra la casa e la bottega eh, è in osservazione René ha 50 anni, l'inizio del romanzo ha solamente un eh, suo segreto una sua grande passione e che è anche molto di più eh, per la sua vicina di casa Anna. Anna è Anna è una grande amica, e una vedova della prima guerra eh, ha un figlio, e qui siamo davvero nelle primissime pagine per l'appunto: Edoardo. Eh, tutti lo credono al fronte, quando da un giorno all'altro eh, viene la notizia che è stato catturato da un gruppo di fascisti, insomma da un gruppo di militari, eh, insieme a dei ribelli e fucilato sul posto. Anna è travolta dal dolore, e reagisce, eh, decide di continuare ciò che ha cominciato suo figlio, la rivoluzione, e eh, si dà a Bosco si dà ai boschi, si unisce alle bande partigiane, però prima di andarsene lascia a René per la prima volta in assoluto un compito, una missione. E qui comincia la trasformazione di René, comincia eh, il cambiamento del punto di vista di questo personaggio che è sempre rimasto sul signor sì signore, no? eh, e infatti nel corso del romanzo cambierà anche tanti nomi. Cambierà tanti nomi e noi, insomma, ovviamente cercheremo come, come sempre. Insomma, la bellezza dei, dei, dei libri di Sachana Spini um, uh, sta in questo, nella difficoltà per chi legge e poi per chi prova a raccontarli, di, di, insomma, nella difficoltà di raccontarli senza raccontare troppo perché, insomma, i libri di Sachana Spini vanno letti per la struttura, per i dialoghi, insomma, per gli incroci, per gli incastri. Per cui, proveremo anche questa volta in questo caso a non raccontare troppo della della storia um, all'interno di Villa del Seminario. Ma noi siamo, um, Sasha, siamo al primo passaggio musicale. Anche a te, come uh, a tutti gli ospiti di almeno due pagine al giorno. Ho chiesto uh, un paio di suggerimenti musicali e noi partiamo con i Modena City Ramblers. Quella che ascoltiamo è Lettera Dal fronte. Lettera dal fronte dei Modena City Ramblers dall'album Terra e Libertà, uscito a settembre del 1997 per Blackout Polygram. E eh, Sasha, questo insomma, tanto per cominciare: insomma, questo è un brano perfetto per la storia che stiamo raccontando. E ovviamente, insomma, conoscendo anche la tua puntualità, anche diciamo negli ascolti musicali e anche nei suggerimenti eh, che fai. Insomma, evidentemente è un brano assolutamente funzionale, diciamo, anche al racconto. Leggo anche soltanto la prima strofa di questa canzone: L'amore è rimasto agli uccelli, non c'è posto per il ricordo. Le lettere che mi spedisci dormono in qualche stazione questa guerra non vede la fine l'accampamento è una prigione l'inverno ha coperto i pensieri poi l'estate li ha sciolti nel fango insomma sembra come dire no? eh, tra le righe insomma, aleggiare anche la storia di Villa del Seminario i racconti che ci sono eh, dentro le varie sezioni anche di questo romanzo innanzitutto perché Lettere dal fronte dei Modena City Ramblers perché dentro come dire, questo racconto Sasha Beh già la strofa che ha letto no? riporta tutta una serie di pennellate che tornano nel romanzo, le, le lettere che René scriverà ad esatto. Anna quando Anna si risiderà ai boschi, l'inverno in questo caso che all'inizio del romanzo si annuncia ferocissimo, quello del 43 eh, e poi l'atmosfera, no? l'atmosfera di gente che sta nei boschi, la guerra è guerra poi alla fine, e, e tutte le privazioni della guerra con i terrori, no? e, le, le privazioni, la fame, il freddo. Eh, però mossi tutti da questo, e anche questo è un, un, un punto centrale, spero, del romanzo che venga percepito, anche questo sangue giovane no? che poi eh, di punto in bianco eh, affolla i boschi, si riversano nei boschi per cominciare la resistenza. Ragazzi di 19, 20 anni, 21 anni, mi sono divertito a portare eh, dentro tutta, alcune versioni ecco, di, questi, di questi giovani che intuivano nell'orizzonte una... Una, una prospettiva nuova, diversa per il futuro. E con questa prospettiva, René, che ha 50 anni, che è sempre stato lontano da tutto, quel signor Sì, signore di cui si parlava prima, eh, si scontrerà anche lui, no? A proposito di identità. Ma cosa vedono questi ragazzi? Cos'è che mi sta sfuggendo? E poi, nel corso del romanzo, anche lui farà la sua trasformazione, sì. Ragazzi, come tu scrivi anche nel tuo romanzo, darsi ai boschi dopo aver visto l'orrore insomma, quell'orrore che in qualche modo poi sperimenta anche, se vogliamo quantomeno nella consapevolezza eh, anche René perché, per esempio, due giorni prima dell'uscita del tuo romanzo eh, tu hai rilasciato un'intervista al, al Manifesto no? sì, una settimana prima, ecco, il venerdì 20 gennaio ce l'ho sotto gli occhi, è stata la prima intervista che ho letto sul, sul tuo nuovo romanzo e ehm, Guido Caldiron, insomma eh, titolava La sfida della consapevolezza perché questo è un romanzo in cui si fa i conti con questo elemento, che è l'elemento della consapevolezza, e, e, e che fa a botte, a cazzotti, con la dimenticanza, perché ci sono due elementi, diciamo, in contrasto tra di loro, perché se a un certo punto, sia René che i ragazzi, ma anche Anna, diciamo, a un certo punto capisce che è, è Tempo di continuare una battaglia, diciamo, che era quella del figlio, no? Così come si legge anche in un altro libro che abbiamo presentato qui qualche settimana fa, che è La resistenza delle donne di Benedetta Tobaggino, che a un certo punto decidono di darsi alla battaglia perché non è più tempo di tergiversare, diciamo, no? Um, che la vo cioè, cosa voglio dire con tutti questi pensieri che si, si affastellano perché questa volta diciamo io ho sofferto a leggere il tuo romanzo ovviamente ho goduto molto per la tua scrittura ma ho sofferto molto soprattutto perché c'è questo atteggiamento cioè atte questa questo, questa necessità di, eh, di, di, di realizzare quasi un alzheimer selettivo rispetto a pagine dolorose meglio non ricordare no? invece è una battaglia che bisogna portare avanti di continuo e questo libro è uscito proprio a cavallo della giornata della memoria, una giornata che si tende comunque in qualche modo quasi sempre a minimizzare, insomma, in certi versi, no, Sasha? Sono un po' troppo confuso, ma in realtà le emozioni di questo rispetto no, no, no. Alla, tua le, alla lettura del tuo libro sono tante, sono molto diverse tra di loro per quanto mi riguarda. No, no, assolutamente chiarissimo. Il, il, allora, sì, io quando ho consegnato la. La bozza no, di, questo, di questo romanzo l'ho subito dichiarato all'editore. Mi sarebbe piaciuto uscire nei dintorni del Giorno della Memoria no, per contribuire no, a, quel, a, a, quella, a questo dibattito mondiale. L'istituzione del Giorno della Memoria eh, dal 2005 è, è, è quel, quel giorno. Quel, quel, quel momento dell'anno in cui si celebra appunto il, questo grande inciampo che ha fatto l'umanità in modo che non accadano più quella roba là, insomma. Ora banalizzo molto, quindi è giusto ci siano eventi, eh, storie, no? scoperchiare storie, continuare a tirare in superficie anche fatti dimenticati, eh, eccetera. Poi la cosa buffa è che guardi accanto a... Tua per l'appunto no? e trovi questi pozzi di silenzio come mi è capitato di sperimentare anche a me in prima persona. Le vicende di Villa del Seminario, cioè un luogo de, su, su terra della Chiesa, che poi negli anni successivi alla seconda guerra è stato eh, eh, poi riutilizzato tranquillamente per fare campi solari estivi per i ragazzi, per i picnic. Io stesso da ragazzino ero portato lì no? a fare picnic paradossalmente anche per il 25 aprile, no? Nei giorni, nei, nei giorni di bel tempo, insomma, di bella stagione. Poi, ovviamente, ecco, l'istituzione del giorno della memoria ha cambiato il paradigma di tutto, insomma. Nel 2008 hanno messo la lastra comm commemorativa in questo luogo e il luogo stesso ha cambiato, ca cambiato l'umore agli occhi di tutti. E anche questa faccenda qua, cioè, eh, come si fa... A rinominare il pavimento su, esatto. su cui vivi, no? È come se ti dicessero che la casa che hai comprato in casa tua, dopo 4-5 anni, ti dicono che oh, qua dentro ci hanno ammazzato 5 persone. Cioè, qualcosa ti cambia dentro, no? Però ovviamente, sto banalizzando all'infinito. Qui si sta parlando di intere famiglie che sono state scopritte da Auschwitz e. e... E anche questo moto di rabbia qui, insomma, mi ha portato a provare a dare un nome a quel silenzio. Prima parlavo del muro degli ebrei di Ariel Pagino. questo titolo non è assolutamente casuale: quel muro c'è davvero, c'è tuttora anche lì, mangiato dal bosco. però ci sono stato l'altro giorno a fare un servizio, tra l'altro. E, e quel muro serviva, fu edificato nel 1943 in modo da nascondere agli occhi di chi stava fuori. Ciò che stava accadendo dentro alla villa del seminario. E, um, la cosa che racconta Rio Paggi nella sua introduzione, del suo volume, eh, è un po' questa, perché lui è andato lì, alla che ha intervistato e ha trovato lo stesso muro all'interno, edificato, ancora ben edificato all'interno delle coscienze delle persone che abitano questo posto. Poi le, le risposte al perché eh, tutto questo silenzio, al perché. Tutto questo oblio, e solamente oggi, insomma, almeno da, da pochi anni, dopo, dopo più di 70 anni, ecco dai fatti, si ricomincia a parlarne eh, per una presa di coscienza comune mondiale, insomma, no? appunto. Ripeto, il giorno della memoria fa, fa, cerca di fare questo. Eh, e io, io stesso, per esempio, eh, nel momento in cui eh, ho cercato di pianificare la prima presentazione di Villa del Seminario, ho trovato un muro. Eh, lo racconto volentieri, anche se magari è un po' scomodo. Io certo. avevo intenzione di fare la prima presentazione di Villa del Seminario proprio lì, alla Villa del Seminario, che è in totale è stato d'abbandono. Eh, mi sono subito interessato attraverso un polo scientifico che si occupa insomma, della memoria, della resistenza, dell'età contemporanea. Un polo scientifico che eh, lavora su Grosseto essenzialmente. E la risposta che ho ricevuto che mi è stata restituita è eh, non portiamo questa tua richiesta. Tutto bello, bellissimo, complimenti, eccetera, ma non portiamo questa tua richiesta nemmeno in consiglio di discussione perché non vogliamo frizioni con la Chiesa. E quindi no, è un ennesimo, è un ennesimo. Eh, cioè siamo ancora con... dopo una tragedia immane, a parlare di frizioni con la Chiesa. Cioè, evidentemente sì. non si. Non, non non Si è imparato assolutamente nulla. cioè, queste sono frizioni da evitare. Insomma, sai sì, sì. Assolutamente. Allora, io mi sono sfuggito per un attimo, forse ho perso. Sì, sì no, no. 20 dicevo che tua... insomma, siamo nel 2023, dopo una tragedia così grande, immane, parliamo di frizioni. No, frizioni con la chiesa da evitare. Siamo alle frizioni, no? non ad un immane dolore. Insomma, dove no, non... no, è esattamente questo che riaccende un po' la rabbia iniziale no? che mi ha portato sulle pagine, certo. poi ancora una volta ti fa pensare che scrivere storie, eh, provare a mh, rompere le croste della superficie per inoltrarne la complessità e quindi anche in momenti scomodi, magari non felicissimi, quando ti inoltri nella complessità, ci sono complessità per l'appunto, insomma, e mi viene in mente che la scrittura in qualche modo diventa anche uno strumento di resistenza, no? Con la R maiuscola. Eh, e dici: hai, ce n'hai bisogno tutt'oggi, ma per quanto mi riguarda, stando a guardare anche il. Eh, guard e allora, intanto, siamo in coda alla prima parte del, um, di almeno due pagine al giorno con Sasciana Spini, <ride> spazio al GR di Popolare Network. Tra poco. Seconda parte di almeno due pagine al giorno del sabato, questa settimana siamo in compagnia di Sasha Naspini per ehm, insomma, dialogare e conversare intorno a Villa del Seminario, uscito per le edizioni EO il 25 gennaio scorso. Allora eh, Sasha, torniamo ancora insomma, dalle parti della Villa del Seminario, insomma, questo anche questa volta diciamo, tu hai una grande una frequentazione con il cinema, insomma, anche con l'immaginario cinematografico, perché questo è un libro che, insomma, nelle prime due parti è a Rocca Tederichi, alle case, e a un certo punto c'è uno stacco e siamo dentro la Villa del Seminario. Noi viviamo, come dire, il nostro cuore fa un salto, nel senso che lì non si scherza più, se vogliamo, non è che si, prima si scherzasse, voglio dire, è chiaro che sto banalizzando, però, insomma, succedono le cose anche molto dolorose, le atrocità, insomma, che abbiamo letto in e largo, insomma, rispetto a, 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 alla storia di quegli anni, eh, però a un, a un certo punto rene ne fa i conti, diciamo realmente, con quella ferocia con il lecca piedi di Rizziello, con, con, con Ciabatti, insomma, questi ordini che arrivano di, 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 di costringere, come dire, anche i, i, i prigionieri, gli internati a, a dire delle cose, perché a un certo punto arrivano anche alcuni partigiani, alcuni che sono stati arrestati. Però voglio prima fare un passaggio di lato, perché insomma, io vado a cogliere spesso questi elementi dentro i tuoi romanzi, perché questo è un libro di lacrime ma nel senso che sono lacrime le più diverse quando vede uno dei, dei partigiani torturati in Mosca quando si accorge di Simone, che lui, insomma, eh, per cui ha una cura particolare, questo ragazzo che cambia pelle diciamo, nel corso del tempo, no? oppure la gioia nell'entrare nel paese a un certo punto, alla fine, no? eh, queste lacrime che tu racconti con grande grazia, insomma, la tua penna è in uno stato di grazia secondo me in questo romanzo, insomma, era necessario raccontare anche questo elemento dentro il, il romanzo villa del seminario. No, tu ovviamente mi dirai sì perché è così, però insomma, <ride> il mio invito è agli ascoltatori, ai lettori, a leggere, come dire, queste pagine con coinvolgimento ulteriore, perché Sascha Naspini sa maneggiare molto bene la, la, la materia emotiva. Consentimi questa piaggeria, Sascha Grazie. Grazie. No, L'importante era provare a trasferire. Eh, tutte le, 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 le montagne russe, diciamo così, che René, che René sperimenta nel corso della vicenda, ma parallelamente anche nel corso di sé dentro di sé, no? nel, suo, nel suo rinominarsi nel mondo. René dicevamo prima cambierà tanti nomi: Renato Cappelli, cioè al secolo Renato Cappelli per tutti e René, questo personaggio, appunto trattenuto in disparte, eh, mite che a forza di essere uguale a se stesso dice a un certo punto, no, è sparito da, dalla vista di tutti i paesani quasi, esatto. diventato quasi un'ombra, ehm, dal ragazzino nominato Settebello, no, per via No, scusate, Pistola per via della mano destra, eh, storpiata successivamente con quella cattiveria di paese rinominato ancora Settebello, il paese le piccole comunità su queste non cose pietate, no? Esatto. Io conoscevo tra gli altri, insomma, conoscevo un tizio che veniva nominato Mammazzo perché ci aveva provato, ecco. e non ci era riuscito e da lì in poi uh, era stato ribattezzato Mamma, ma, insomma, per capire l'umore dei, dei piccoli centri che spesso sono... Anche di questo stampo, eh, fino a diventare maciste, no? Eh, Quindi so. tutti questi, questi cambiamenti che René sperimenta sia fuori che dentro la vita del Vescovo, perché sono, se lo possiamo dire forse a un certo punto, eh, mh, conoscendo Simone, questo soldatino di cui accennavi te, eh, siamo, siamo sempre all'inizio. Anna si è data ai boschi, eh, René accoglie la missione che gli viene lasciata da, dalla sua amica. E, e compare questo personaggio, anche lui giovanissimo, 22 anni. Eh, Simone è a distanza eh, alla villa del seminario e porta al ciabattino i sacchi con gli scarponi per l'appunto, eh, che vengono da, da là, cinture, fibbie e tutto il resto. Eh, René e Simone stringono questo rapporto e questo suo cambiare pelle. Mi riferisco a Simone, è, è una cosa che è accaduta spesso. Insomma, ci sono tante testimonianze di ragazzi che all'inizio delle cose no? Boh, non avevano questa grande coscienza no, di ciò che stava accadendo, ma con il passare del tempo si accorgono loro, mal malgrado di essere nel vestito, nel vestito sbagliato, negli scarponi sbagliati, dalla parte sbagliata della guerra, diciamo così, certo. della battaglia. E, 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 e quindi, e oltretutto, lui tra l'altro è anche inchiodato in questo, sotto questo triplo scacco tra tra risalita degli alleati, partigiani alle spalle e soprattutto è chiuso il seminario anche lui insieme ai prigionieri eh, quindi ha pochissimi strumenti per effettuare la sua, la sua rivoluzione in qualche modo la sua resistenza eh, allo stesso modo René un certo come può eh, fare la resistenza no? eh, troverà anche lui il suo modo per provare a, a cambiare le, le cose soprattutto un gesto che che ha rischiato di essere anche il, il titolo, perché il titolo di lavoro è sempre stato Villa del seminario di questo romanzo, ma a un certo punto ho avuto la tentazione di chiamarlo La guerra degli scarponi, no? perché René si inventa di sabotare, fingendo di aggiustarli, diciamo, gli scarponi i soldati sperando che eh, poi si sfascino no? nel momento cruciale Ma infatti, vabbè, o parte, che siano d'intralce a parte gli echi di Ermanolmi bellissimi che mi suonano nell'orecchio sarebbe stato bellissimo anche la guerra degli scarponi però insomma Grazie. non diciamo Grazie. niente anche qui se eh, diciamo che questa in realtà è, è, questa è una storia di sabotaggi perché la, 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 la Uh, come dire, la guerra al nazifascismo si è fatta con grandi gesti anche eroici, no? la battaglia dei partigiani e, certo. mh, e, e la lotta frontale, diciamo, anche degli alleati. Però anche attraverso i piccoli gesti che tu, come dire, ceselli in maniera molto saggia all'interno di questo romanzo. Insomma, la, la guerra al, uh, ai nazifascisti si, si può fare si è, ed è stata fatta anche attraverso dei gesti insignificanti tutto serviva come dire, a mettere un piede in mezzo come dire, a questo macchinario infernale, qual era quello del, del nazifascismo, no Sasha. Sì, tutto serviva e, e, e tra l'altro la tentazione di trasformare René in modo d'azione, anche in questo caso c'è stata, no? eh, però mi piaceva di più questa sua trasformazione interiore perché René alla fine registra eventi quasi sempre. Facendosi trasportare dagli eventi, se li va a cercare, ma non li coglie mai appieno, insomma, anche quando si troverà. proverà a toccare davvero eh, della resistenza, sarà sempre nella sua dimensione quasi contemplativa. Ora, poi chiaramente non diciamo oltre, ma insomma solo per dire che è un passeggero della storia, un passeggero attivo però di punto in bianco diventa un passeggero attivo della storia con la S maiuscola di cui parlavi prima perché è quella storia lì che a un certo punto ti, ti viene a bussare alla porta di casa e ti dice non puoi più stare qui fermo non fare niente, muartene una davanti alla bottega ogni tanto insomma. e forse questa è una roba è un tema che ci riguarda oggi questo è, è un romanzo insomma, di, di azione, se vogliamo, ma mm. anche di, di, di osservazione, di contemplazione. C'è anche molta poesia, consentimi, insomma, dentro questo Grazie. romanzo ci sono dei passaggi veramente molto, molto, molto belli. Insomma, anche a un certo punto il racconto dei, de, dei luoghi, ma anche della natura dentro... dentro in cui uh, si, si svolgono come dire, le, 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 uh, le azioni di questo romanzo. Il sole uh, vede ce, il sole centrare in pieno lo spacco tra i massi. Questo, uh, diciamo, queste sono frasi diciamo, della penna di, di, di Sasha Aspidi, che uh, a me piace sempre molto sottolineare, poi me le, li porto con me perché sono veramente del, delle perle che, 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 che mi servono. Diciamo. Per cui grazie per aver scritto questo romanzo, però, uh, diciamo, con. La spietatezza, ma anche con la, la poesia, perché ci sono, voglio aggiungere però, anche delle pagine in cui si fa fatica, come dire, anche ad andare avanti, perché insomma si raccontano, si, ci confermano ancora una volta eh, la ferocia diciamo, no, di, di, del regime, la ferocia de, dei fascisti, insomma anche ehm, questa, questa, mh, questa necessità violenta e feroce di esporre, esibire i corpi martoriati. Diciamo. Questo non è puro esibizionismo. Della scrittura di Sasha Naspini, ma credo che sia utile ancora una volta per farci capire diciamo, con che cosa abbiamo avuto a che fare nella nostra storia. Quindi, come dire, eh, le, le amnesie insomma, non sono assolutamente giustificate e giustificabili, perché insomma, è stato un periodo di grande ferocia. E prima del prossimo ascolto musicale, Sasha, vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questo Alzheimer selettivo che abbiamo in questo, di cui soffriamo in questo Paese? Ma posso riportare alcune esperienze, alcune testimonianze eh, delle, di, queste, di questi primi giorni di presentazione? Ci stiamo muovendo un po' per tutta l'Italia e vengono fuori paradossalmente sia nella zona incriminata, insomma, la Maremma, quando faccio incontri qui eh, vicino a Villa del Signore, ma paradossalmente anche lontanissimo, insomma, eh, ci sono persone che hanno vissuto. Quel luogo e eh, che restano sconvolte ricevo messaggi no? di persone che diceva che mi dicono guarda fino a vent'anni fa appunto andavo a fare i campi solari e ripeto una cosa che ho detto prima questo esercizio interiore di rinominare no? il tuo pavimento geografico no? il luogo che ti ha dato che, che ti ha colto vedere per la prima volta le cose del mondo gli devi dare anche quell'ombra là che eh, probabilmente è più facile non guardare no? perché a un certo punto come scrive sempre il Pagina e il suo volume, eh, c'è la necessità di portare le pagine ad andare avanti. Ma un conto è andare avanti alla cefa, ecco. Un conto è andare avanti con eh, l'idea ben piantata in testa di non rimettere più la scarpa su quella pozza là, soprattutto di sangue. E allora, intanto, siamo al secondo passaggio musicale, siamo ai CSI, e insomma, ascoltiamo la ripresa di Guardali negli occhi. E questa è la ripresa di Guardali negli occhi dei CSI da quell'album meraviglioso che è La Terra, la guerra, una questione privata. Eh, registrato e pubblicato più che altro il 22 gennaio del 1998 da Blackout Universal eh, Mercury. Allora. Um... Questo è un disco clamoroso, meraviglioso, Sasha, e, tra l'altro è la registrazione di un concerto dedicato alla memoria all'opera di Beppe Fenoglio, eh, tenutosi il 5 ottobre del 1996 ad Alba nella chiesa di San Domenico. Intanto perché questa scelta, ovviamente anche qui il testo è, è molto funzionale al nostro racconto di oggi pomeriggio, ma insomma voglio aggiungere anche che tu hai, hai avuto e hai una frequentazione in realtà con, con Beppe Fenoglio, no? Beh, certo. Eh, allora, da, per quanto riguarda la canzone in sé, è quasi di, da scarica no? da, dal certo. punto di vista della, del testo. <ride> Scusate. Mentre per quanto riguarda Fenoglio, l'ho esplicito anche proprio nella nota finale. Esatto. No? Avevo due stelle polari mentre scrivevo questo romanzo e cercavo di toccare la palla, eh, ovviamente. Non per replicare, ma per trovare la mia no? dimensione per raccontare la resistenza. Questo qui è una storia, come viene detta, in quarta di copertina, d'amore di scatto e resistenza. E le due stelle polari in questione erano uno sostiene Pereira di Tabucchi, e l'altro era una questione privata, ovviamente, di fenolio. René forse capta queste due, queste due radia radiazioni, ecco, o irradiazioni che, che per me sono. Eh, state appunto un riferimento, un Nord. Per quanto riguarda Fenoglio, io l'ho conosciuto tardi, purtroppo. Mi tocca dirlo, spiace dirlo, anzi, non l'ho conosciuto sui banchi di scuola. Per esempio, me lo sono andato a cercare dal, con le letture da ragazzo perché poi li portano ad altri libri perché poi avvenne un grosso innamoramento vero, al no? di là delle letture, delle medie e del liceo per Calvino. Eh, di cui magari fulmini in un mese tutto la sua produzione, eh, e poi vai a cercare, vai a cercare di i vittorie, mi trovi, ricostruisci storie dinamiche e alla fine, ecco Fenoglio. Fenoglio, scoprire Fenoglio per me è stato una folgorazione, ho perfettamente eh, ho chiara proprio l'impatto che ho avuto con quello scrittore che sapevamo tutti e che sarebbe stato bello vedere no? l'evoluzione al di fuori dei temi della resistenza. C'è qualcosa, ci è rimasto qualcosa, sono racconti del genere fantastico. I primi tentativi per uscire dal romanzo della resistenza, che a mio avviso, ma me lo penso solo io, ovviamente anche persone molto più autorevoli di me, ha uh, centrato in pieno come romanzo della resistenza. Insomma, c'è uno scambio, un carteggio con l'editore dell'epoca che in cui lui lo dice. Dopo il partigiano Giovanni, dopo tutta una serie di tentativi per provare anche in quel caso a dare un nome a quell'esperienza, no? un po' tutti ci hanno provato. Eh, da Calvino, appunto, Vittorini, eccetera, eccetera. E, e un giorno Fenoglio scrive: Forse ho trovato la chiave, e, e, e la chiave è Andare nel fitto, non fare delle cronache di guerra, di resistenza, no? E quel fitto c'è anche una sezione di Villa del Seminario si chiama Nel fitto, l'ho ripreso eh, tenendo cara quella lezione là, insomma. Andare nel fitto, ma intanto anche tornare se vogliamo alla luce del sole in quella via del seminario certo. che tu scrivi anche in coda al romanzo nelle tue note, un, una, o quasi, diciamo quasi alle note, ma in realtà anche qui non ribadisco, non, non dico niente di, 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 di nuovo che eh, insomma, dovremmo scoprire leggendo il tuo romanzo perché tu, anche in un'intervista al TGR Toscana qualche giorno fa, dici che ancora quella strada non è stata ancora ribattezzata, ancora si va lì con la leggerezza di chi va. Raccogliere i papaveri, insomma, che è anche abbastanza, come dire, raggelante come immagine, se vogliamo, pensando a quello che, che, mh, che è successo lì. Insomma, una strada che non è mai stata ribattezzata per arrivare, però, all'oggi, perché qualche giorno fa eh, tu hai portato il tuo romanzo in realtà a Rocca Tederighi no? e, insomma sì. vorrei chiederti in realtà come è stato perché immagino eh, diciamo che eh, rispetto ad altri luoghi dove stai presentando il tuo romanzo quello sia un, un luogo veramente come dire ehm, è il luogo in cui è ambientato il romanzo per cui insomma ti chiederei anche come, ha reagito, come, dire, come hanno reagito i presenti se ci sono state delle domande eh, specifiche se ci sono state delle reazioni specifiche diciamo se qualcuno di Rocca Tederighi ha già letto il tuo romanzo e ha reagito in qualche modo insomma. Allora, le reazioni a Rocca Tederighi eh, fin dalle case del malcontento ce ne sono, no? Perché insomma poi alla fine, sin dall'inizio ho oh, 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 esplicitato subito che le case è quel posto là. Certo. È divertente quando poi qualcuno legge eh, i romanzi quella vena letteraria che mi riguarda, più territoriale, poi ce n'è un'altra, più contemporanea, va altrove, prima città di Ossigeno, dopo città di Robert Wright, sono romanzi che guardano completamente ad altre velocità, ad altre occasioni, però quando eh, capita no, di ricevere queste escursioni letterarie, le foto mi mandano, eh, vanno a cercare i luoghi, i posti, eh, gli abitanti del posto, essendo romanzi mh, spesso che criticano, no, la vita chiusa del paese, la vita... Lenta la routine che, che, che ti manda la vita un po' eh, allo spreco, diciamo così, no? Eh, o comunque la, quella sensazione di vivere tra quattro mura, eh, ma soprattutto eh, strozzati dalle mura millenarie, che sono erette, che sono quel confine, che te da ragazzo sogni di varcare, ti ritrovi a 40 anni, sei ancora lì, perché non sono catene o gabbie fisiche, sono catene o gabbie. In... Eh, interiori e poi c'è da dire che comunque sia sì, ecco le conosco queste dinamiche perché mi riguardano personalmente no? quindi è un mostro con cui mi sono dovuto scornare quindi non sono assolutamente esonerato eh, da, da quelle da quelle vicende insomma l'incontro tra cattedrì destava preoccupazione ovviamente perché eh, la, la vicenda è spinosa è scomoda eh, è stato bello avere tra le altre cose il vedere gli editori di edizione O eh, prendere da Roma e venire fin lì per assistere a quella presentazione che ovviamente aveva anche un, è un simbolo particolare, insomma, cercava un gesto particolare e devo dire che è stata una, una presentazione, un incontro molto nutrito. Eh, le polemiche si sono sviluppate poi su Facebook, sui social, come spesso accade, insomma, ci sono. Eh, i, Lì, lì accade insomma un movimento diverso, quello che ho visto eh, durante l'incontro a Rocca Tederighi è stata una bella partecipazione, ma soprattutto piena di testimonianze che hanno ribadito con eh, sconcerto agli occhi di alcuni abitanti, proprio di Rocca Tederighi di 60, 65, 66 anni, che hanno ribadito che, guardate, io fino a 10 anni fa, io fino a 5 anni fa, oppure io fino alla pubblicazione di questo libro non ne sapevo niente. Io non sapevo niente di quella roba là, non sapevo niente che un vescovo avesse stipulato un contratto di quel tipo con un gerarca fascista e che oltretutto, alla fine della guerra, questo vescovo avesse anche preteso gli arretrati non ricevuti no? di, questo, di questo contratto, perché è andata esattamente così, e che lì ci fossero passati de, delle famiglie di ebrei che sono andate ad Auschwitz. Quindi c'è questa storia, la storia cattiva, quella brutta, quella sanguinosa, quella tremenda. Che per un attimo ha transitato anche a casa tua e che in qualche modo una certa scia ce l'ha lasciata. E non guardarla, non vederla, è fare torto a, questa, a, a quel momento della storia, a tutte quelle persone, eh, lo stesso torto che, in qualche modo, a mio avviso, fa il giorno del ricordo nei confronti tutto il giorno della memoria. E allora, insomma, come anche scrive Sabina Minardi sull'Espresso, insomma, questo è un libro che serve per denunciare la complicità, per coltivare l'indignazione, che credo sia ancora più um, importante, se vogliamo, dentro una storia per la quale, diciamo, nessuno ha fatto una piega. Tu scrivi anche nella nota eh, finale che in realtà il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno minimizzarono all'epoca rispetto a crimini minori, addirittura quelli nei confronti degli ebrei. Ci fu anche un'amnistia, Galeazzi pretese addirittura dallo Stato il pagamento esatto. dell'affitto che Ercolani non aveva eh, onorato ancora per l'affitto del seminario e mh, eh, ovviamente per arrivare anche alloggi, insomma, tu fai anche delle Scrivi anche delle cose molto, molto interessanti rispetto al, al, al sindaco di Grosseto che, insomma, nel giorno in cui eh, si, si, è si, si è messa la lastra, insomma, si fa finta, di, si sposta come al solito, il benaltrismo, si parla delle foibe diciamo, oppure si scappa via dal, dal giorno, dal 25 aprile il giorno della della, della della liberazione perché si hanno non precisati altri impegni questo la dice lunga ancora sull'onda lunga diciamo, del, del diciamo della, della, di quei fatti con i quali in realtà non abbiamo assolutamente fatto i conti in certi casi ma insomma volevo, siamo veramente eh, in dirittura d'arrivo eh, tu forse hai svicolato all'inizio ma io Vorrei ancora portarti perché voglio chiederti eh, cosa pensi, diciamo, della candidatura del tuo libro alla, o quantomeno della presentazione del tuo libro al Premio Strega. Perché eh, lo scrittore Paolo Petroni ha scritto insomma una presentazione anche molto articolata, diciamo, del, del tuo romanzo e vorrei, insomma, inchiodarti a quest'ultima domanda amorevolmente, ovviamente. No? Cosa pensi, diciamo, di questo, di questo primo passaggio eh, rispetto al Premio Strega di Villa del Seminario? Sascha. Ma spero che sia dati anche i meccanismi, no? le dinamiche che, che, che girano intorno al premio più famoso. Fondamentalmente, è questo no? il premio letterario più famoso di Io, se fermo una persona per strada eh, e, e le chiedo dimmi un premio letterario, probabilmente saprà dirmi solo quello, eh, forse anche certo. il Campiello, ma probabilmente 9 su 10 di <ride> meno. Il Campiello, eh, quindi, no, è un'esperienza che, che spero faccia e eh, aiuti. No? Eh, questo romanzo. Ad essere più visto per, per, per le ragioni di cui abbiamo parlato fino adesso, insomma, che sono ragioni di, di resistenza e provocazione. Ecco, il, il provocare, provocare quel silenzio, provocare il rumore in quel silenzio, a mio avviso, insomma, ma risponde più che altro dal lettore che dall'autore. È sempre un'azione necessaria e positiva. E allora Sasha, buon viaggio per questa, diciamo, per questa nuova esperienza. Ovviamente tu continui a presentare il tuo libro in lungo e in largo <coughs> in Italia e ovviamente il nostro invito ai nostri ascoltatori, ai nostri spettatori è a guardare un po' il calendario delle presentazioni di Sasha e se siete in zona, insomma, approfittate per andare ad ascoltare Sasha Naspini, raccontare Villa del seminario, uscito il 25 gennaio per EO, e anche ad acquistarlo, a regalarlo e a leggere anche gli altri libri di Sascia. Sascha Naspini, che io così eh, impudentemente oggi pomeriggio ho messo anche sul mio tavolo. Allora, Sascia, noi siamo in coda a questa conversazione. Io ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi qui ad almeno due pagine al giorno. Come dico sempre, spero sia stato un buon tempo anche per te. Grazie ancora per essere stato con noi oggi pomeriggio. Grazie Sascha. a voi. Grazie a voi. Grazie a te. Bellissimo grazie. tempo, <ride> grazie Sasha. Allora, un abbraccio, buon proseguimento e, e buona serata. Noi intanto siamo giunti al termine della puntata numero 20, la penultima della prima stagione di almeno due pagine al giorno. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica domani, domenica 5 marzo a mezzogiorno. Il podcast audio e video sarà disponibile da lunedì sul sito rbe.it. Grazie a Mattia Astesano per l'assistenza in regia. Noi ci ritroviamo qui sabato prossimo, l'11 marzo, sempre alle 17, per la puntata 21, lunedì Ultima di almeno due pagine al giorno del sabato, mentre ogni giorno, da lunedì al venerdì, va in onda almeno due pagine al giorno dell'appuntamento quotidiano dalle 10 alle 11. E ricordate, c'è sempre una buona storia da raccontare perché c'è sempre qualcuno disposto ad ascoltarla. Ciao a tutti!